Ma vedo che ci sono artisti che mi prendono per il culo ancora per aver pianto allo scherzo delle Iene. Io, beh, sì, non ho mai fatto il maschio alfa e mi interessa poco, onestamente, farlo. Ovvio, Tupac, quando gli spararono, fece il dito medio, ma Tupac era più forte di me, era più figo di me, più stiloso di me. Amen, me ne farò una ragione. E nessuno mai ha detto il contrario, tra l'altro, non mi sono mai arrogato il diritto di essere più. Per quanto riguarda lo scherzo delle Iene, io francamente sono abbastanza orgoglioso della mia reazione, perché comunque ho dimostrato di non prendere per il culo i miei fan, di non fare tutto per i soldi come vengo dipinto, e di essere una persona trasparente, che rispetta il proprio pubblico. Francamente mi interessa poco poi stare a fare il paragone, se è meglio il mio percorso artistico rispetto a uno degli altri. Ognuno faccia il suo percorso e vivetevi la vita serenamente. Io in questo momento della mia vita voglio proprio prestarmi poco a questo tipo di dinamiche. Detto questo, sì, sicuramente non sarò un macio, non sarò un maschio alfa, non mi interessa. Bella lì, io piango e Tupac è più figo di me. Si sapeva già, no? Comunque, non è per entrare in polemica con nessuno, è semplicemente per chiarire delle cose che non avevo mai avuto occasione di chiarire. È giusto ed è bello avere punti di vista diversi su come si vive la musica. E a me piace così. Poi sarà che sto diventando un po' vecchio nostalgico, però io alla fine quando ero piccolino con Jamie Tights anche ci ho passato delle belle serate, ho dei bei ricordi perlomeno, ovvio è passato tanto tempo. Ognuno ha preso le sue strade, però siamo tutti e due contenti di dove siamo arrivati, no? E amen. Allora mi avete detto tutti di andare a vedere le storie di Fedez e io l'ho fatto. Vorrei spezzare una lancia in suo favore per la solidarietà nei confronti dei meme e dell'internet, perché ormai ci siamo dentro. E soprattutto quando metto i meme su me stesso, non mi chiedete se mi sto dissando, giusto? I meme sono una cosa divertente, ragazzi, la dovete prendere alla leggera. Senza umorismo si muore. E comunque è vero, regà, Fedez ha qualcosa che io mai, mai potrò avere. I capelli.